Bentornati su Resident Evil 2. Nella prima parte abbiamo evitato zombie, abbiamo visto un negro morente e niente, siamo nella dark room, andiamo. Noi non condividiamo. Già. Ci dissociamo da tutto ciò che dice questo coglione. Che brucerà l'inferno. Ma perché dite sempre che io brucerò l'inferno? Cosa ho fatto di male? Succederà prima o poi. Ma è un po' bugato sto... com'è già che si spostano le statue, Ale, qua? Le devi posizionare su quelle... Mamma mia, non è che ci vuole che... Neanche questo riesce a fare. Ma è uguale la posizione. È uguale la posizione. Parte quella grigia in fondo. No, in fondo, ritardato. Quello che volevo dirti era que... Dio, ma... figlio di... È una domanda da fare. Cioè, devi metterla davanti... Ma adesso che sposto la statua non è che compare Krauser e io devo fare Good Leon. Sì. Good Leon, come on! Porco Dio, minchia, spostare queste merda di statue è una cosa troppo difficile. Non potevi farlo nell'episodio precedente questo e poi chiudevi? No, troppo. No, male. No. Oh, ma vuoi stare un po' zitto? Se non ti sta bene, quella è la porta. Dov'è la porta? Da. Così esco. No, Maria. I'm rich. Devo andare di qua io adesso? A suicidarti, sì. Porco Dio! Devi scendere. Perché? Devi suicidarti. Perché è inutile. Oddio, non mi ricordo se devi andare. Vivere. Esatto. Vabbè, io per sicurezza le vado ancora di qua, dai. Andiamo ad esplorare comunque sia, perché anche un po' di esplorazione. Sai che qua c'è l'ufficio Stars, quindi non ci vuoi andare. Guarda. No, è vero, non ci posso andare qua io. Però magari c'era qualcosa da prendere. No, infatti non ci. Ce l'hai la mira automatica. Non lo so. Dai! Dai! Ottimo, non ci vuole tanto. Devi vedere se c'è la pozza di sangue per terra. Se non c'è la pozza di sangue sono vivi. Coglione di merda. Hai passato tutta la tua infanzia. Sto gioco ancora non segna. Beh, comunque. No, ci posso andare, Ale. Ma non era chiusa a chiave. Ah, vabbè. No, forse solo in R3 era chiusa a chiave, sai? Qua in teoria non incontro più R. Sì. Cioè no. Non c'è la Magnum qua. Qua non c'è lo spray. Non aprire l'armadietto? Eh no, mi serve una chiave. Non è vero niente. Secondo me sei mirando la cosa sbagliata. Leon. Ah, l'emblema del... Ah, questo va poi posizionato nella fontana. Giusto, giusto. Così facciamo scappare. Culo. Ciao, Claire! Sì, il buco è enorme. Sai che questo è il buon momento per figliare, mettere su famiglia. Non ho capito una parola. Anch'io. Tuo fratello. Ma come cazzo lo tieni sto diario, Dio figlio di una puttana? E poi dico che noi italiani parliamo facendo già. Right. One last thing. No, write significa scrivere, cogliona! That way we can keep in touch if anything happens. Sto commentando un po' il gioco, perché... Ma... Wesker! Wesker, scrivani! Scrivani, soprattutto. Boh, direi che posso andare, Ale, giusto? Riesamini quelle... Ah! Vedi? Puttana Eva la Madonna! Vedi che lo trovavo pure qua. Lasci in pace, Claire. Ma io ti volevo inculare, va bene, ciao. E adesso... Ah, sì, adesso devo andare a mettere l'emblema dell'unicorno lì nella fontanella del crepuscolo.
quanto vorrei che gli spuntasse il Nemesis, maledizione. Vabbè dai, poi contro Birkin farò il good Leon, va bene Jimmy, mi hai convinto. Ma va a cagare. No, ma tanto lo so che lo vuoi, Jimmy, lo so, eh. No. La storia A in realtà è molto più semplice della B, secondo me. Dio porco. Ma la finisce di piovere, minchia, è una settimana che piove. Lo so, ma difatti c'è un tempo di merda, secondo me bisogna iniziare a costruire la l'arca di Noè. Guarda, Eggy. Stai ballando. Strano che non ha urlato. Forse ha urlato e non l'abbiamo sentito. No, era attaccato al muro, 3, 2, 1, stella! Ma come si muove? Mi ha fatto andava a scatti. Dio porco, dio immigrato. Ah, ma non c'è più il leaker. Sì che c'è, devi andare piano, infatti. Non lo fare, non lo fa. Un maledetto bastardo, minchia. Minchia, quanto vale se ti fa la mortale proprio ora. Non ti muovere. Mi dai, non ti muovere così. Cammina normalmente. Ah! Corri, scappa, c'è il leaker. Ok. Libera spazio. Minchia, è vero, dio figlio di una puttana troia, Eva bastarda, figlio di negroide, ok. questa che cosa apre, Ale? Il tuo culo. Dove vai? Devi andare dall'altra parte. Ti giuro, mi verrebbe. Ti sto per sparare in bocca. Ecco, questa è la mia ricompensa. Dall'altra parte! Sì, allora, ma fammi posare un po' di oggettistica. Cosa vuol dire usare un po' di oggettistica? Armati di qualcosa, perché appena apri l'altra porta è pieno di zombie. Questi mi servono ora o li potrei già posare? Sai che non mi ricordo? Vabbè, li poso, poi nel caso li utilizziamo. Ma il safe state, così poi... Cazzo, togli l'erba che fai morente ogni 2x3. Non è vero, ma perché... Vabbè, non te lo so spiegare, vabbè, lascia perdere. Oh, stai zitto, pezzo di merda. Pezzo di merda. Chi non dice no, è verissimo. Spara. Ah, minchia, no, qua c'è il megorgione di Pornhub. Una parola pulita riesce a dire. Minchia, rimbalza il muro sul muro. Il smongello. Claudio, due colpi bastano a zombie, ti ricordo. Ecco, cammina. Cioè, torniamoci in air perché. Devo andare di qua o prima negli uffici? Dall'altra parte. Sì, ma non ti incazzare, perché io divento una bestia. Ma tu diventi un coglione, ma più di quanto zitto, già lo sei. Ah, ma qua devo usare il fusibile. Ah no, quello lì è Resident Evil 2 Remake, beh. Morto. Saluti dei colleghi. Quello ti mangia. È inutile che scappi, li devi uccidere. Che pippa come sei, tu e... Oh. Io controllo. Non è più proiettile.
Ma come cazzo lì? Non c'è nessuno lì! Brutto coglione! Veramente quello lì per terra è ancora vivo. Sì, infatti questo qua però di fronte, però di fronte ce l'hai. Tassini. Ma che cazzo ci fai con i nastri? Qual era la password, Ale? 2236. Money, 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 money. Che cazzo? Insopportabile. Dietro la scrivania. Ma perché tenete una mappa in cassaforte, scusami? Dietro la scrivani. La scrivani, giusto, in fondo. Tutti questi trucchetti per non farti trovare l'erba. Amida. Dove vado? Prendi le munizioni dal cadavere. Non si rialza. Mangiagli. No, mi hai detto quando non c'è la pozza di sangue che si rialzano. Mangiagli il piede, mangiagli il piede, mangiagli il piede. Dov'è? Devo andare qua? Ah sì, ti servono i gioielli ora. No, però aspetta Massimo. Anche sto vomitando pure l'anima. Non prendere l'altra erba però. Lo so, G. Ma che cazzo ci fai con quei cazzo di nastri di merda? Ah, porco Dio, porca Madonna, tua madre è una negra. E aspetta, quindi gli fa passare l'altra. No. Boh. Al garage. Ma no, è presto per il garage. Cioè lì qua in fondo c'è l'altra porta, giusto? Dai! Mamma mia, mi ha rotto un timpano, Cristo di. E che cosa hai preso qua, scusa? Niente, le gioielli di qualche parte allora. No, devi andare nella stanza qua fuori. Penso sia chiusa anche quella, però. Usa le spallate in alto perché vedi come si apre. No, è aperta. È aperta, Ale. Però qua. Ho detto una cosa giusta, oh mio Dio. Ma bene, ci sono gli zombie. Tu li senti gli zombie, Paolo, invece di sparare. Morto. La donzelletta. Ma vuoi sparare? Sì, vuoi dare un due colpi? No, mi piace fare il moonwalk di Michael Jackson. Ancora. Questa non è morta, già te lo dico. È morta. Bruh. Avvicinati alle porte. Adesso va. Non mi ricordavo questa porta. Ma qua c'è l'Iker. No. Nope. Attento che c'è il gas. Nervino. Porco. No, Claudio, non la puoi spostare il tavolo, non si sposta. It's a magic mirror. Devo entrare dall'altra parte? Però, no, non posso entrare forse dall'altra parte, mi serve la chiave. Che forse ho, però. Non ce l'hai. No, c'ho la chiave di picche io. Sì, ma non puoi entrare ora qua. Ah, porca Madonna. E adesso dove cazzo devo andare con sta chiave? Ah, forse devo aprire... Qual era? C'era una chiave, c'era una cosa bloccata con sta chiave, vero o sbaglio? Ma queste sono le chiavi che usi al posto del grimaldello, perché Claire ha il grimaldello e può aprire con quello. Ho capito, Ale, dove devo andare? Ma non servono per andare avanti nel gioco. Vai dall'altra parte. Di qua? Sì. Ma dove? Allora, la Marvel non puoi andare, quindi dovresti continuare. Allora, scendi. È per forza qua, quindi. Ma dove? Eravamo andati prima, Ale, era tutto bloccato. Tanto liberati lo spazio. Ma chiave piccola la puoi usare qua. Sì, lo so, Ale.
Ma c'è andato oltre le statue? Ma vaffanculo. Ah no, ma forse non è che devo andare in questa porta che c'ho la spada Kay? No. Cioè, forse sì, però... No, ma forse... Ma no, non penso sia. La spada Kay. Guarda la faccia seria di Lia. La sua faccia incazzata. Ah, ma non mi vede. Ah, vedi che ho usato la spada Kay. Chi? Non è quella spada che... C'è scritto Pactis. Ah, ma qua non ti spunta la Mystery Control. Ah, te la prendi la leva. Ma io ti giuro che non mi spunta mai, non mi spawna mai qua. Ho finito. Con la manovella, Ale, cosa mi serve però? Allora, devi salire adesso sopra. Ci sono le statue. È spostato. Perché? No. No, ma non devo andare. La manovella era per la sala cinese che bloccava per l'incendio, vero? Io devo tornare indietro allora. No, devi andare avanti. Vai avanti. Di qua? Ma che porta devo aprire con la spada che hai? Non me lo ricordo. Vai avanti e vediamo. Avvicinate le finestre. Poi al massimo si taglia. La magia dell'editing. Ah, di qua. Ah, puoi andare da Marvin ora. Perché? Apri la porta in fondo. Gli altri ho gli zombie. Ma porco! Sali. Ma no, Ale. Il Nemesis è già entrato. E poi tutto in fondo, scusami. È l'unica è quella, infatti. No, non sempre in fondo. Ah, perché adesso che ho preso la chiave. Ah, sì, potrebbe essere allora. Forse hai ragione. Grazie, grazie. Sì, bravo Jimmy. Grazie. Ti do il culo, va bene. È morto Sherry. Era meglio se non sai più la smonta. Almeno dovrei verificare. Questo zombie non è morto. Perché gliel'hai detto? Ma cioè, io spero che ci fosse sopra. In fondo ci sono le munizioni. Dall'altra parte. Qua ci. Ci trovi la cosa. La modifica della pistola. Non ci posso adesso Sherry da qua? Cosa? No, con Claire però la vedi. Sì. Vabbè, non ti incontri comunque qua con Claire nel mezzo del corridoio, eh? Vi state uno con le braccia conserte sì, al muro. Sì, ma dipende... Infatti non ho capito perché. Mentre parlano a gesti come tanto gli italiani, no? Ah, qua c'è l'enigma da fare. Ti fai da solo? Non è che no, ci vuole... Ma in teoria qua. È una cazzata, comunque. Pure in pratica. Ale, com'era l'enigma? No! Io se non erro bisogna spostarne solo uno, ma non me lo ricordo. Dai, Ale, dimmelo, va. Fatelo, ma che vuoi? Dai, dimmelo, non voglio perdere tempo! Se no ci sto qua tutto il giorno. Sposta l'ultimo sposta di destra. Questo a sinistra. No, era a destra. Che ne so, c'è un buco lì dei copi. Sposta questo a destra. Ma succedendo niente. Ah, devo attivare la corrente però prima. Devi salire.
è vero, devo fare il finto disabile che cade, ok. Te riesce bene a farlo, però non sei finto. Porca oh. Madonna, minchia, mi sono spaventato pure io, sono morto. Ah, così deve venire, vero? Sì, minchia. Ok, due ai lati e due in mezzo, ok. Cazzo tette. Due al centro e due al lato. Ho detto due di mezzo. Sono attaccati quelli di mezzo, quindi. Lo devi spostare. Minchia. Penso di spostare pure quell'ultimo di destra, a te in faccia. Ma no, perché? Era giusto, mettilo a destra quello, testa di minchia. A destra, sposta pure questo qui all'ultimo. Se te lo fa fare. L'ultimo dall'altra parte. Quello, tutto sulla sinistra, lo sposti a destra. Grazie Ale. Minchia, ho trovato un pomello. Ma questo tanto non mi serve adesso. È un plug anale, mettetelo. Lo so, questo me lo ficcherò nel culo di Ada poi. Magari nel tuo. Devo andare davanti qua? Ma... devi salire. Cioè qua esci. Allora prova un po' ad andare giù? No, su. Oh, ma porco Dio, deciditi, Dio merda, assassina! Dio cazzo! Comunque queste librerie sono tutte uguali, non è niente Resident Evil, eh? Sì, ma difatti fanno sempre copia e incolla. Pure Resident Evil 1 c'ha la stessa libreria uguale. Sì, infatti. Usa la manovella. Ah, ma dove cazzo... sì, vai di là. Di là, sinistra. Oh, senti, hai finito. Minchia, mi hai scassato i coglioni, te lo giuro. Ti metto il plug anale. Mi sono fatto male alla mano. Ho sbattuto contro la mensola. Ah, nello spigolo, mi leggo. Eh no, qua mi serve. Usa mi serve la manovella. Sì, ma qua mi servono gli ingranaggi. Ma frega un cazzo, usa quella minchia di manovella intanto. Ma si spezza. Ma non è come Gillette, spezza, hai bisogno della chiave inglese. Sì, che poi quella chiave inglese era buggata. Comunque, lasciamo perdere. Devi scendere. No, di qua, Ale. Non hai l'oggetto. Io ti ho fatto togliere intanto la manovella. Ah, no. Delfino curioso. Sì, però mi stai facendo fare un giro della Madonna. Ma porco due, tu sei voluto salire. Cioè, ecco, cosa impari? Ti ho semplicemente detto di usare quella cazzo. Minchia, di comunque io penso che stanotte dire. Vomiterò il vomito. Quindi adesso vado giù? Ma vattene a fanco. Dimmelo ancora una volta. Devi scendere, testa di cazzo. È capace a correre dritto. Senti, vuoi stare un po' zitto? Che spero che ti ficcano tre pulganali. Boh. Ma questi zombie non c'erano prima. Non si vedevano. Non andare lì. Non è come in Outbreak che trovi le herbe oppure le munizioni, eh? Ok. Che tipo di problemi hai? Quello era uno starnuto. A me sembrava un grido di battaglia. Scendi la cosa. Come si dice scala in inglese? Ladder. The stage cake. Sto dicendo a Claudio perché devi parlare. E niente, dopo aver abbassato la scala, fine episodio.